Cairete, amici Reggini. Vabbè, come si vede dallo stato dei miei capelli, sono appena tornato da un interessantissimo convegno a Roma, al CNR, organizzato dal professore Garraffo, su uno dei più grandi tesoretti di epoca tardo-antica, il tesoretto di Misurata, più di 108.000 folle sonummi di rame argentato, un vero mistero archeologico molto bello. Sono stati giorni molto interessanti in cui si è potuto discutere di economia antica. E sono tornato carico di tante idee e carico di tanti pensieri. Il mio primo pensiero, come dire, quello che mi costringe a venire qui a parlarvi da parlatore solitario, è il pensiero che forse l'uomo dell'insubria, o forse della cultura di gola secca, Varese, questo longobardo, mamma mia, che abbiamo come Presidente del Consiglio, una delle persone più simpatiche che abbia mai visto al mondo. Terrificanti. Ora, questo longobardo cresciuto nella cultura scientifica anglosassone, con tutto il rispetto, credo che non andrà da nessuna parte, perché l'idea di rivolgersi a Adam Smith, a Keynes, a tutti questi meravigliosi studiosi anglosassoni di economia, a mio modestissimo avviso, è uguale a, come dire, avere la polmonite e andare a rivolgersi a uno sciamano di qualche tribù degli angli, dei catti, dei germani qualunque. Ecco, se io la polmonite non vado da uno sciamano di questi, e la scienza anglosassone è questo ancora, amici miei. Perché ve ne parlo? Perché riflettevo su come ci manchino i fondamentali dell'economia, quelli che erano invece chiarissimi in un periodo storico che a noi è molto simile, che è il terzo secolo d.C., gli inizi del IV, quando veramente l'impero romano stava andando a frittelle, non per i barbari che stavano arrivando, non solo per i barbari che stavano arrivando, certamente non per i cristiani, ma perché c'era una crisi economica terrificante, un problema sociale, una società bloccata come adesso. Vecchi al potere, gente che non ha idea, non si permette un ricambio, come oggi. Solo che all'epoca le risposte le avevano. E pensavo a come l'euro sia riuscito, senza volontà di coloro che l'hanno pensato, a farci dimezzare il potere d'acquisto. Chi oggi guadagna 1.000 euro, teoricamente guadagnerebbe 2 milioni, ma dal punto di vista del valore, del potere d'acquisto dello stipendio, 2.000 euro sono 2 milioni, 1.000 euro sono 1 milione di lire. Quindi c'è stata la diminuzione del valore d'acquisto. È terrificante. Diocleziano fece esattamente il contrario, e forse Mario Monti, questo insubre, o forse Longobardo, perché lì è una storia un po' complicata dal punto di vista proprio antropico, il nord Italia è terra di conquiste e di sovrapposizione. Forse dovrebbe riflettere sull'idea di raddoppiare il valore delle monete. Quello che è 1 euro diventa 2. È il sistema che adottò Diocleziano, la geminata potentia. Si alza una mattina, la gente trova un editto, quello che vale 1, la moneta che vale 1 da oggi vale 2, quella che vale 2 ieri, valeva 2 ieri, oggi vale 4, quello che ieri valeva 5, oggi vale 10. Voi mi direte, ma è un sistema che non funziona. Certo, forse dal punto di vista dei prezzi non funziona, perché immediatamente i commercianti raddoppierebbero i prezzi. Ma queste cose non si fanno per l'inflazione o per i commercianti. Queste cose si fanno per il debito pubblico. Se uno raddoppia la propria potenza, il nostro debito pubblico da 2.000 miliardi di euro diventa come se fosse di 1.000 miliardi di euro. Ma anche a me che pago un mutuo, amici! Sarebbe una salvezza, perché mi dimezzerebbe i debiti. Queste cose si facevano nel IV secolo d.C. Perché non possiamo farle adesso? Forse perché non le ha pensate Adam Smith? Forse perché qualcuno di questi grandi trust, di questi thinking tank, thinking, tutte queste cretinate anglosassoni americane, di questi ignoranti che non sanno più nemmeno l'ABC, forse perché queste non le hanno mai pensate. Riflettiamo, amici, che forse le risposte del nostro futuro stanno nel nostro passato. Eupraten.